Ciao ragazzi, mentre mi sorseggio una buonissima tisana dopo le feste, direi meritata, e colgo l'occasione anche per fare buon anno a tutti, visto che ha destato molto molto interesse il suono di Nuno Bettencourt. Tra l'altro sono reduce dal live che ha fatto a Milano, molto molto bello con Extreme, veramente un suono notevole. Anch'io un po' incuriosito sono andato a documentarmi e di fatto effettivamente c'è un bellissimo video, una bellissima video intervista con Rick Beato, un canale che vi consiglio di seguire perché veramente racconta tanti retroscene, intervista davvero tanti chitarristi raccontando quelli che sono un po' i loro trucchi del mestiere. Appunto, in un'intervista a Nuno Bettencourt viene raccontato da Nuno quello che è il suo segreto per ottenere un po' quel suono, oltre alla blasonata chitarra Washburn N4 con dei pick-up suoi piuttosto diciamo che segnano il suo suono sensibilmente, racconta appunto l'utilizzo in front del Marshall, oltre a vari esperimenti che lui ha fatto nel corso degli anni, tra l'altro con registrazione addirittura nel bagno di casa per quello che fu il primo album. Racconta come il suo suono un po' definitivo l'ha trovato utilizzando il Procorat davanti al Marshall, quindi un Marshall già distorto, un Procorat impostato, come andremo a vedere, con parametri fissi che tiene un po' sempre acceso come sorta di boost per ottenere questo suono, diciamo, molto presente, essendo egli stesso l'unica chitarra all'interno della band. E vediamo se effettivamente c'è un suono simile. Io vi farò sentire il Procorat, appunto, in front della mia Marshall Plexi, la Studio Edition, quella da 20 watt. Già il suono della Marshall vi farò sentire molto bello, comunque come suono distorto. Con il Procorat, con il settaggio fisso di Nuno Bettencourt, andiamo un po' a sentire come suona. Buon anno a tutti, iniziamo a vedere questo video. Per questo video utilizziamo questa Superstrat, la chitarra un po' che più si avvicina di fatto al suono, la chitarra di Nuno Bettencourt, quindi comunque con un ponte Floyd Rose, due pick-up humbucker, configurazione HSH. Splittabile, non vi sto a descrivere la chitarra, in realtà non interessa più di tanto. In particolar modo, però, il pick-up che utilizzeremo, il pick-up al ponte, un pick-up di Marzio, Andy Timmons. Quindi ve lo faccio un po' sentire, mi dite come cosa ne pensate. Vi dico anche quelli che sono un po' i settaggi sulla Plexi, che vedete comunque anche nel video qua che scorrerà in sovraimpressione. Di fatto ho un presence più o meno a metà, abbiamo basse, medie e treble anch'esse a metà. Utilizzo il jump tipico della Plexi per ottenere il suo suono, diciamo, particolare. Con la treble sono su 8 e invece su 5, più o meno 5-6 il canale normal. Entro ovviamente nell'ingresso ai gain perché comunque il suono è piuttosto elevato. Questi invece sono i settaggi del Procorat. Il Procorat è un pedale molto particolare, un pedale che molto utilizzato, soprattutto negli anni 80, caratterizzato molto il suono degli anni 80. È un pedale che ci consente di ottenere svariati tipi di distorsioni, comunque piuttosto aggressivi, che vanno da un suono più fuzz, più acido, a suoni un po' più morbidi, sicuramente con un grosso sustain e veramente una varietà di gamma sonora molto interessante. I tre controlli, distortion, filter e volume, vengono quindi tenuti, come dichiara Nuno Bettencourt, a un po' d'ali di gabbiano, vale a dire il primo pot del distortion a un quarto, l'ultimo pot, quello del volume, a tre quarti, e il pot in mezzo, quello del filter, esattamente in mezzo, quindi a due quarti. Aperto in questa maniera, messo in front, quindi la chitarra in questo caso entra all'interno del Procorat, il Procorat poi entra dentro la testata. Dalla testata andiamo dentro il Captor X in questo caso, perché sennò il volume sarebbe elevato e mi sbatterebbero probabilmente fuori dal palazzo. Vi faccio un po' vedere com'è. Captor X in questo caso è impostato proprio con la cassa classica Randall Nuno Bettencourt, che come viene scritto in descrizione ha dei coni, monta dei coni vintage 30, è la Randall 4x12 che utilizzava, adesso in realtà utilizza delle casse Marshall, è tornato sempre con su dei vintage 30 della Celestion. I microfoni sono quelli che utilizza un po' lui dal vivo e in studio, in particolare un Sennheiser 421 e questo Nightfall che è un
microfono particolare, si chiama Birdie, un microfono proprio dedicato di questa cassa. Vi so dire anche esattamente il nome, attendete che ve lo dico. Vediamo se lo trovo. Il Nightfall Blue Dragonfly, un microfono molto particolare che viene utilizzato da Nuno di solito anche in studio, ma il suo microfono principale di fatto è l'MD421 di Sennheiser. Quindi questo è quanto per darvi un attimo l'idea di quello che utilizza. Andiamo subito a sentire quindi come suona la chitarra dentro la Plexi senza il nostro Procorat. Quindi vado un attimo a disattivare l'audio del microfono e sentiamo che suono esce. Che sentite è il suono senza alcun effetto. Dopo ve lo farò sentire magari con un po' di effetti di ambienza, giusto per capire un po' qual è la differenza andandolo a un po' a mixare. Questo è il suono veramente puro, senza alcun fronzolo. Andiamo quindi a sentire, accendendo il Procorat davanti al suono di prima, che cosa succede. Effettivamente il suono è molto molto Nuno Style, si avvicina molto effettivamente a quello che è il suo suono, ovvio che poi è tutto nelle sue dita e non oso neanche paragonarmi a quello che è Nuno Bettencourt. Però vedete che effettivamente l'utilizzo di questo Procorat in front di un amplificatore, di una distorsione Marshall classica, rende un po' quello che è il suono di Nuno e effettivamente rende piuttosto l'idea. Andiamo a sentire adesso un po' nel mix, mettendo qualche effetto, capiamo un po' come suona. Con sempre degli effetti un po' in stile Nuno. Nuno utilizza tra l'altro cose molto vecchie, anche a livello di digitale, utilizza una vecchia pedaliera Boss per quelli che sono gli effetti di ambienza. Quindi andiamo per esempio a metterci davanti un delay e un riverbero, nel qual caso metterò un delay TC Electronics 2290 e un riverbero Black Hole della Eventide. Sicuramente viene un gran suono con il riverbero e questo delay 2290. Gli effetti sono applicati in parallelo in questo caso, quindi abbiamo la chitarra mono, è una sorta di wet dry wet, abbiamo la chitarra mono al centro e poi gli effetti di ambienza li ho messi più aperti left e right. Cosa dire? Ci siamo, effettivamente il suono che suggerisce Nuno con questo Procorat è piuttosto convincente. Chi di voi fosse interessato a provarlo e magari mi fa avere anche la sua esperienza, mi dice cosa ne pensa e questo è quanto. Colgo l'occasione ancora per augurare buon anno a tutti, a tutti quelli che passano sul canale. Se volete seguirmi pian piano cercherò sempre di fare dei contenuti. La mia è una questione più di tempo, sapete che non sono né uno youtuber né un influencer, però se posso comunque condividere qualche esperienza la faccio volentieri, su e giù dal palco, varie idee e schegge impazzite che ogni tanto mi piace raccontarvi. Alla prossima, ciao ciao!